Ciao, eccomi qui con un nuovo tutorial, finalmente dopo tanto tempo. Allora, il ciondolo che ho realizzato, il primo ciondolo che ho realizzato è stato questo. Mi sono piaciuti i passaggi che si trovano su questa zona qui, che però, ecco, voi non riuscite a vedere bene perché comunque ho scelto colore su colore che sì, lo rende comunque carino il ciondolo, però a me faceva piacere far notare questi passaggi che sono stati fatti e quindi ne ho fatto un altro, eccolo qua, dove appunto si notano di più e anche qui al centro aggiungendo le perline di un altro colore fanno tutto un altro effetto. E ovviamente ho scelto come colorazione per far notare questi passaggi il colore bronzo che voi sapete io amo molto inserire nelle lavorazioni. Ho anche fatto un ulteriore cambiamento perché qui a un certo punto tra le Super 2 inserivo le 15.0, che però mi sono resa conto che comunque il lavoro era un po' più morbido, quindi ho deciso di non metterle in quest'altra lavorazione e ha reso il lavoro molto più compatto. Spero che non sia una difficoltà per voi seguire il tutorial perché l'ho fatto con questa colorazione qua. E come vedrete anche quando espongo, spiego qual è il materiale, ho utilizzato sia Delica che Rocail del colore bronzo e anche Cipollotti. Quindi, però, comunque, durante la lavorazione, durante il tutorial, io comunque specifico spesso, vi faccio vedere bene quali sono le 15.0, le 11.0, quali sono le Delica, appunto. Vabbè, le Delica si vede quali sono, vabbè, per evitare che vi potete confondere con la grandezza della perlina. Ok, detto questo, volevo dire un'altra cosa. Il numero delle persone iscritte sul canale aumenta sempre di più e io di questo sono contentissima e vi ringrazio di cuore, ringrazio anche le nuove iscritte. Per coloro che desiderano iscriversi o chi magari è iscritto, controllate se avete cliccato sulla campanellina che si trova a fianco alla dicitura iscriviti, perché in questo modo, cliccando, scegliendo, di ricevere una notifica quando io faccio i video, avete la possibilità poi di ricevere appunto questa notifica tutte le volte che io faccio un video nuovo. Siccome ho intenzione di fare altri video tutorial, me lo auguro di riuscirci perché ogni volta che lo dico passano i mesi, però questa volta sono ancora più intenzionata a farne e quindi mi fa piacere se prestate attenzione a questo dettaglio, così che vi arriverà la notifica e potete seguire tutti i nuovi video che arriveranno. Ok, detto questo, vi lascio e spero che vi piaccia seguire questo tutorial. Ok, allora prima di iniziare il tutorial vi mostro il materiale che occorre per realizzare questo ciondolo. Per fare l'incastonatura occorre un Rivoli, questo qui è uno Swarovski Crystal Scarabeus Green, bellissimo colore, molto particolare. Poi occorrono le Delica 110, come potete vedere io ho usato praticamente un unico colore, come dicevo nell'introduzione. E il codice di queste Delica è questo qui, DB0022L. Poi le Rocail 150 che hanno come codice, ecco qua, 457L. Le Rocail 110 che hanno lo stesso codice delle 150 e dei Cipollotti, sempre bronzo. Questo qui è un 3x2 mm. E poi le Super Duo utilizzo questa colorazione Emerald Neon. Poi c'è il filo, in questo caso io di solito uso il Miyuki, non ce l'avevo e ho questo qui della Sonoco che è simile a quello della Miyuki, molto molto simile. E l'ago che utilizzo è della John James, la misura è 10. Ok, adesso possiamo iniziare il tutorial. Allora, io per incastonare il Rivoli di 14 mm ho inserito sul filo 36 Delica che ho portato alla fine del filo e adesso chiudo a cerchio in questo modo qui e vado a inserirmi con l'ago attraverso tutte le perline che non faccio vedere adesso perché,
con la videocamera davanti faccio un po' di difficoltà. Comunque inserisco l'ago attraverso tutte le perline, arrivo in questo punto qua e faccio poi due nodini. Ecco qua fatto il primo passaggio. A questo punto cominciamo la lavorazione al peyote, quindi prendo la delica, salto la prima perlina ed entro in quella che viene dopo. Questo passaggio lo mostro giusto per chi non ha mai fatto un'incastonatura, perché per chi l'ha fatta, insomma, sapete benissimo come si procede. E continuo in questo modo, e cioè salto la prima perlina e vado in quella dopo, così che le perline andranno a posizionarsi in questo modo qui. E faccio questo per tutto il giro. Allora, non ho ancora terminato questo giro perché voglio mostrare a chi è principiante come concludere il giro per poi iniziare quello dopo. Allora, io ho la perlina qui sul lago, devo inserire l'ultima perlina. Infatti, come potete notare, mi trovo una perlina davanti che devo saltare e poi entrare in quella dopo. Così. Ho terminato il giro, adesso per proseguire devo entrare nella perlina che mi trovo davanti ed è la prima che ho inserito in questo giro. In questo modo adesso io faccio un altro giro con il percorso già fatto, vedete? Perché le perline adesso andranno a inserirsi negli spazi. Quindi faccio vedere giusto due passaggi, inserisco la perlina, entro nella perlina che viene dopo per poi, ecco qua, ritrovarmi la perlina che ho inserito nello spazio che si è formato nel passaggio precedente. E di nuovo, giusto per far vedere, ecco qua, io entro in quella dopo, molto facile, così, e mi trovo le perline inserite negli spazi. Di questo passaggio ne devo fare uno tutto intero e poi un altro ancora. Quindi adesso vado a farli e vi mostro il risultato. Quindi due passaggi, questo e un altro. Allora, come vi avevo detto, ho fatto anche gli altri due giri e vi faccio vedere come vi dovete trovare con le perline, in questo modo qui. Una volta posizionate le perline, dovete trovarvi sul lato 3, 2, 3, 2, 3, 2. Se vi trovate così, vuol dire che avete fatto bene i giri. Adesso io proseguo. E dobbiamo inserire adesso le rocaille 15-0, quindi sempre avendo già il percorso fatto negli spazi, dobbiamo inserire le rocaille 15-0. Io metto sempre in bronzo, però spero che si riesca a capire che ci vogliono le rocaille 15-0 in questo caso. Così. Si vede, no? Adesso vado a fare il primo giro. Non lo faccio tutto perché comunque ho un po' di difficoltà perché ho la videocamera davanti, quindi lo faccio con la videocamera spenta e faccio due giri di queste perline delle 15-0. Faccio un primo giro e un secondo giro. Allora, io ho fatto i due giri di rocaille 15-0 e mi dovete trovare in questo modo. Col filo sono andata già dall'altra parte della lavorazione, da questo lato qua, perché poi devo chiudere anche da quest'altra parte. Ovviamente, prima di fare questo, inserisco il Rivoli Swarovski. Ecco qua. Adesso non devo fare altro che chiudere facendo altri due giri di rocaille 15-0 in questo modo. Adesso ne metto giusto due, così. Ops, mi è caduto. Speriamo che non è successo niente a Rivoli. No, tutto a posto. Ecco qua, la prima rocaille, la seconda. E proseguo in questo modo facendo un primo giro e un secondo giro per chiudere i rivoli. Allora, ho concluso anche gli ultimi due giri per fare l'incastonatura. Il rivoli è incastonato. Adesso cominciamo la vera e propria lavorazione tutto intorno. Ora io mi trovo col filo in questo punto qua dove ho finito di fare la chiusura qua dietro con le rocaille. Mi devo posizionare con l'ago, con il filo, un attimo che ci arrivo, al centro del giro delle deliga, praticamente dove dicevo prima,
ci sono 2, 3, 2, 3, io vado dove ci sono le 3 delega e mi vado a inserire a quella centrale, in quella centrale. Quindi, ecco qua, dove sta? Inserisco in questa centrale qui delle 3. Ok, adesso faccio un giro di delega tutto intorno, quindi prendiamo la prima delega, vado nella delega che mi trovo di fronte, quella di nuovo dove ci stanno le 3 delega, così. E faccio praticamente questo per tutto il giro, quindi prendo un'altra delega, no, già l'avevo presa, e vado nella delega che mi trovo davanti. Ecco qua, e faccio questo per tutto il giro. Ecco qua, ho fatto anche questo giro di delica. Adesso dobbiamo inserire, alternare, insomma, in questo giro una delica. E 3 rocaille 11-0. Quindi vado da quest'altro lato, prendo 3 rocaille. Mi raccomando, sono le 11-0, perché mi dispiace, ma sto usando sempre lo stesso colore e ci si può confondere. Quindi sono le 11.0 e vado qua, così. E quindi di nuovo una delica. E di nuovo 3 rocaille 11.0. Sì, e dentro in quella, nello spazio che viene dopo, in questo modo qua, e mi pongo, va bene, e faccio questo, come vi dico sempre, per tutto il giro a videocamera spenta. Allora, ho fatto anche quest'altro giro e vi dovete trovare in questo modo. Io esco adesso con il filo dalla punta di queste 3 rocaille 11.0 e comincio a fare il giro con le super duo, quindi metto 3 super duo sul lago e vado nell'altra punta qui. E adesso mi prude il naso, aiuto sulla punta proprio. Vabbè, vediamo se riesco. Oh, aspettate un attimo. Ok, scusate. Allora, dicevamo 3 super duo. E vado nella punta delle rocaille, mi prude di nuovo il naso. Vabbè, allora io adesso proseguo in questo modo, sempre 3 super duo ed entro nella punta e faccio questo per tutto il giro. Ecco qua, ho terminato anche questo giro. E allora io adesso mi trovo col filo che esco sempre dalla punta delle 3 rocaille 11-0. E adesso io inserisco sul lago e lo so che poi sembrano tutte uguali, però sono una rocaille 15-0. Come devo fare per farvela vedere meglio? Una 15-0, 3 rocaille 11-0 e di nuovo una 15-0. E vado a inserirmi nell'altra punta che si trova qua. Questo modo qui. Ecco così. Di nuovo una 15-0, 3 rocaille 11-0, di nuovo una 15-0, così, e entro di nuovo nella punta che viene dopo, la punta delle 3 rocaille, così. E vado a proseguire in questo modo per tutto il giro, insomma, della lavorazione. Allora, ho terminato anche questo passaggio e la lavorazione si presenta in questo modo. Adesso esco con il filo dal forellino della Super Duo che si trova al centro delle tre che ho inserito prima, il forellino che si trova qui sotto, per iniziare il nuovo giro, il nuovo passaggio che faccio adesso.
Allora, io entro con l'ago nel forellino della Super Duo che si trova sopra. Inizio da qui e non da quest'altra Super Duo, perché altrimenti tirando in questo modo il lavoro tenderebbe ad allargarsi qua e non va bene. Quindi, per comodità, per praticità, per rendere il lavoro più uniforme, io inizio da qua e inserisco una Super Duo, che però questa non mi piace perché la vedo più scura. Ok, e metto la Super Duo in questo punto. E in realtà la lavorazione prevede che devo metterla pure da questo lato qua, la metterò poi alla fine quando farò l'ultima parte del giro. Quindi qua non inserisco nulla, entro nell'altra super duo così e stringo bene e vado a inserire le super duo in questi due spazi così qui e anche qua. E dentro anche in quella che viene dopo, perché qua non ci devo inserire nulla. Quindi praticamente il lavoro deve andare avanti in questo modo qua. Ne metto giusto un'altra per farvi vedere. Anzi, pure l'altra che viene dopo. Così entro in quello che viene dopo perché non inserisco nulla in questo punto qua. E tiro. E bisogna proseguire in questo modo per tutto il giro. Allora, ho fatto quest'ultimo giro di Super Duo. Adesso per proseguire sono uscita con il filo dalla Super Duo. Per farvi capire, questo è il gruppetto di tre. Io esco dalla Super Duo che si trova, la prima che si trova inserita qui. Chiaro, no? Allora, devo inserire di nuovo come prima sul lago. Una 15-0, 3-11-0, di nuovo una 15-0, come ho fatto prima, uguale. E vado con l'ago. Qui sotto mi trovo di nuovo la stessa sequenza, no? La 15-0, 3 rocaille 11-0. Voglio farvele vedere meglio. Eccole qua, 3 rocaille, una 15-0 qua giù. Io vado nella rocaille centrale delle 3 11-0, qui. E tiro l'ago col filo. Ecco qua. Vado a posizionare le perline in questo modo. Di nuovo inserisco sul lago una 15-0, 3-11-0 e una 15-0 e vado nell'altra super duo, nel forellino che si trova sotto l'altra super duo, qua. Così. E tiro il filo, andranno a posizionarsi in questo modo qui. Vedete? Io ho utilizzato la rocaille centrale delle tre che stavano sotto per inserirmi questa qua. Ok, io adesso con l'ago mi sposto attraverso le, mi sto spostando troppo però, un attimino, ecco qua. Entro con l'ago attraverso le super duo perché vado di nuovo a posizionarmi nella super duo che si trova, la prima super duo che si trova in questo gruppetto qua. Così. Quindi adesso farò la stessa cosa che ho fatto qua. Ve lo ripeto così almeno rimane più impresso. Quindi una 15-0, 3 rocaille 11-0, di nuovo una 15-0, eccole qua. Zoom un attimino all'immagine, eccole qua, e entro nella rocaille centrale che mi trovo qua sotto di quest'altro gruppetto di rocaille, eccola qua, così. Faccio la stessa cosa anche da quest'altra parte, quindi una 15, 3, 11, 0, di nuovo una 15. Eccole qua ed entro nella super duo che mi trovo da quest'altra parte. E faccio in questo modo per tutto il giro. Vi faccio vedere poi com'è il risultato. Allora, ho fatto anche questo giro, come potete vedere, e questo è il risultato. Adesso io
Esco da questa Super Duo, da dove ho cominciato questo giro. In questo punto qua, insomma, si vede, no? E salgo con il filo nell'altro forellino, quello che si trova sopra, perché dobbiamo iniziare questo giro. In questo punto qua, che è più piccolino, ci metto la Super Duo. Questa Super 2 poi sarà posizionata in questo modo, poi vi vedrete. In quest'altro spazio più largo ci metto una 15-0, un cipollotto che adesso non vedete, ma io lo sto inserendo sul lago, e un'altra 15-0 in questo modo qui. Ecco qua. Ed entro con lago nella Super 2 che mi trovo di fronte. In questo modo qui. Nello spazio più piccolo inserisco una Super Duo. Così. In questo modo. E di nuovo 15-0, cipollotto e 15-0. E vado da quest'altra parte. E proseguo in questo modo per tutto il giro. Allora, ho fatto anche questi altri passaggi e per proseguire io mi trovo adesso a uscire dal forellino che si trova sotto questa Super Duo. Faccio questo perché devo rientrare con l'ago nella parte superiore di questa Super Duo, e adesso io devo posizionare la Super Duo in questo modo, deve scendere così nella lavorazione. Quindi inserisco sul lago una 15-0, una 11-0 e una 15-0, vi faccio vedere tutte e tre le rocaille, eccole qua. E adesso io entro, ecco qua, ci stanno queste rocaille che abbiamo inserito prima. Nella rocaille 11-0 centrale, ne sono tre, quindi entro in quella centrale. Allora, così. E la Super 2 si abbassa, vedete? Ora io dopo sistemerò questo lato qua quando finirò il giro. Adesso io devo passare dall'altra parte. E quindi esco sempre dalla rocaille centrale delle 3, 11-0, così. Inserisco di nuovo sul lago una 15-0, una 11-0 e una 15-0. Ecco qua. Così. Ed entro scusate, nella Super Duo che si trova da quest'altra parte. Così. Sistemo. Andranno a posizionare in questo modo le perline, vedete? Ora io fisso bene questa Super Duo perché inserirò anche da quest'altro lato le rocaille, quindi 15-0, 11-0 e di nuovo 15-0, eccole qua, ed entro un'altra volta nella rocaille centrale e anche in quelle che vengono dopo praticamente. Dove sta? Non vedo bene, ecco qua. Proseguo nelle perline in questo modo. Ho fissato la Super Duo in questo modo qui, vedete? Si è abbassata. E come ho fatto prima, io entro anche nelle altre perline perché devo andare da quest'altra parte. Esco dalla rocaille 11-0 centrale delle 3 e anche qui inserisco una 15-0. Una 11-0, una 15-0 ed entro in quest'altra Super Duo. Così. Dove sta il lago? Ok. E continuo sempre in questo modo, inserendo una 15-0, una 11-0, di nuovo una 15-0 e vado di nuovo in questo
locale, entrando dalla locale 110 centrale e anche nelle altre. Così ho fissato anche quest'altra Super 2 in questo modo e proseguo la lavorazione sempre allo stesso modo per tutto il giro. Poi vi faccio vedere l'effetto finale. Allora, questo era l'ultimo passaggio che si doveva fare per terminare il ciondolo e dovete trovarvi questo tipo di risultato tutto intorno. Io adesso in questo punto qua ci faccio un cappietto come ho fatto con gli altri ciondoli e vi mostro tutti e tre i ciondoli insieme.